Oggi sabato, fine mese, fine settembre 2017, siamo veramente in diretta perché sono le 16.57, abbiamo la nostra seconda ospite che è qui con noi, abbiamo Asia Gergo. Ciao Asia! Ciao! Benvenuta qui su Radio Science in diretta da Faenza perché abbiamo scoperto che tu sei venuta a ritirare un premio prestigioso, importante. Allora, vogliamo raccontare di che premio si tratta e come mai sei riuscita ad ottenerlo sul web, questo premio veramente bello. Allora, c'è una pagina su Facebook che si chiama Sai tutto l'indie di cui ho bisogno, che quest'anno ha organizzato questo concorso, diciamo, dove alla fine vengono date delle targhe e ci sono delle categorie, quattro categorie. Io ho vinto come miglior canale YouTube indipendente e infatti ho un canale YouTube dove faccio delle cover sempre del genere indie e quindi sono stata premiata oggi, sono veramente felice, per me non c'era niente di più bello. E quindi davvero complimenti a Ilaria per questo premio, che poi andremo Asia. Perché Ilaria? Ah, perché io conosco un Ilaria Gergo, sì. È vero. E allora, naturalmente, questo è per fare le prime gaffe, per vedere se siete attenti anche voi da casa, perché dove potrete andare a vedere Asia esattamente nel web? Prego Asia. Allora, io ho una pagina Facebook, dove basta che cercate su Facebook Asia Gergo, ho un canale YouTube, profilo Instagram, Gergasia, quindi anche lì potete seguirmi e quindi alla fine anche il canale YouTube dove potete iscrivervi e guardare qualche video, insomma. C'è un mio pezzo fuori che si intitola 2016 e ne usciranno presto altri, quindi speriamo bene. Bene, quindi facciamo tanti auguroni ad Asia e naturalmente andatevi a vedere i suoi video anche nel canale, come YouTube. Dicevi, YouTube, dove hai tra l'altro un sacco di visualizzazioni e contatti, come mi dicevi. Sì, è abbastanza. Diciamo per che quello che faccio è buono. Complimenti. Tra l'altro Asia, mi raccontavi poc'anzi che hai anche appena suonato poco fa qui al May, sì. Prima al festival. Sì, mi hanno dato uno spazietto dove ho fatto quattro pezzi e suonerò di nuovo alle 10. Di questa sera, esatto. Quindi, sì. Al Frankie Bar qui vicino. Ok, quindi gli amici che ci stanno seguendo, se sono anche qua in zona Emilia e Faenza, potranno venire a vedere Asia questa sera alle 10 al Frankie Bar. Sì. Hai anche un brano tuo, mi raccontavi, sì, giusto? Sì, intitola 2016. Esatto, sì. Che è quello che hai citato prima. Esatto. Naturalmente Asia è qui con la sua chitarra acustica, quindi chitarra e voce, quindi sarà anche un piacere vederla live suonare. Purtroppo qui non abbiamo possibilità di farti esibire, se no ogni tanto io lo faccio fare ai nostri ospiti. Naturalmente potrebbe essere anche un piacere averti ospite nelle nostre trasmissioni, quando e se ripartiremo più avanti, lunedì sera, la trasmissione dove abbiamo sempre degli artisti che vengono ospiti da noi, quindi potrai venire quando vuoi a pubblicizzare e naturalmente farci sentire le tue cose. E quindi così. Noi ti lasciamo andare Asia tra poco perché sono le 5, quindi ti devi preparare per fare, diciamo così, per ritirare il premio presso la sala dove fanno anche tutte... La galleria, che poi è anche interessante perché qua al May ci sono varie situazioni, band che suonano, vari palchi, palchetti, la galleria, la libreria e altre cose. Progetti futuri? O meglio, qualche data o qualche cosa? Qualche data, sì. Io suono parecchio in giro, adesso sì. Ogni weekend c'è qualcosa. Bene. La prossima data è a Salerno, in provincia di Salerno. Però, quindi... Cava dei Tirreni, sì. Poi a Brescia, alla Latteria Molloi, e a Milano, a Loibo. Sì. Quindi c'è qualcosa, insomma. Ottimo, bene. Quindi basta che gli amici poi ti vengano a trovare sul sì, vedete tutto sui miei profili, trovate tutto, esatto. Quello che volete, insomma. Cava dei Tirreni, tra l'altro famoso luogo di culto rock, perché tutte le band, io mi ricordo dall'epoca da ragazzino, dagli anni 90, che tutte le band andavano a questa Cava dei Tirreni in provincia di Salerno a fare concerti. Dai Dire Straits, Santana, quelli che furono, tutti lì. Quindi anche tu Asia sarai, andrai a vedere il tempio della musica rock. Questa passione, ultima domanda, che poi ti lascio veramente andare, da dove nasce? Perché tu sei giovane, sì, quindi largo ai giovani, complimenti anche. Sempre è stata una passione quella per la musica, sì. E ho iniziato a suonare presto, cioè relativamente presto, a 15 anni, sì. E ho cominciato così, come è una passione per me. E adesso sta diventando qualcosa di un pochino più serio e per me è fantastico, cioè io vorrei farne un lavoro. È chiaro, anche perché immagino che è una sorta di sogno che si realizza, sogno, quasi. Perché sì. Comunque fare della propria passione un lavoro, penso, cavolo, che sia la cosa più bella che c'è. È la cosa idilliaca secondo me in, sì, assoluto, sì. Sì. Poi vedo anche la maglietta dell'Iron Maiden, sì, che piacciono anche a me indirettamente, per cui immagino
immagino che la tua passione sia più orientata, diciamo, più anche verso il rock, hard rock, heavy metal, quindi un po' di tutto. Ecco, sì, che nella chitarra acustica poi si sentono sicuramente. Sì. E esatto. Che ricordo sempre che i grandi rocchettari hanno sempre delle ballate molto melodiche e che in acustica sono belli. Va bene, Asia. Cari amici, andatevi a vedere Asia Gergo, è stato un piacere averti qui con noi. Me, segui grazie. Anche tu Radio Saiz se ti va e vieni ospite quando vuoi delle nostre trasmissioni. Buon proseguimento, ci vediamo dopo con un altro ospite qui dal MEI a Faenza. Ciao a tutti! Ciao!